Non capisco questa spocchia di sinistra. Chi non la pensa come loro è un becero. Il professor Sartori dice che lo Ius Soli è un'idea demente. Quindi a un professore rispondo con un altro professore, No, non con non è un povero vero, non è leghista. vero, non Permetta, ha capito nulla di ciò che ha detto il professor Sartori. Le leggo il Non ha capito virgolettato, assolutamente Cacciari. nulla di quello che ha detto il Permetta, professor Sartori. permetta. Il professor Scusi, se Sartori ha Sartori. detto, ed è su internet fortunatamente, che lo Ius Soli porterebbe altri lavoratori sottopagati, altra delinquenza nelle strade. Per me vale più il professor Allora non Sartori e il c'entra professor niente con lo Cacciari. Ius Soli. Punto. Questo Andata. Non c'entra con la Chiesa. Con l'applicazione non di certo capisco. Il modo di Posso finire? intenderlo. Posso siamo in 3 contro 1, posso No, finire? io so. No, ecco. Guarda, dove sono questi tre? Ci sono vari paesi sull'uscita dall'euro. Non ha sentito quello che ha detto sull'uscita dall'euro. L'ultimo che è intervenuto è il premio Nobel per l'economia del 2010, Pissarides, un britannico cipriota che era stato uno dei fautori dell'euro, che dice: "Riconosco il fatto che o usciamo dall'euro e ritorniamo alla sovranità monetaria, o altrimenti finisce Questo è un tutto tema nel di caos". dibattito Però aperto io e pretendo, va trattato sottovoce educatamente, l'Europa continua così, che sì, ma temi non c'entra così importanti non siano sbeffeggiati da chi che sia, perché ma chiunque si rende conto che questa Europa tanto meno da noi. Ammazzando, Allora, forse Cacciari non fermi se ne accorge. Tutti.